buongiorno, anche se oggi è un late buongiorno perché praticamente vorrei fare la figuraccia, ma sono le 11:30. Mi sono appena svegliata, ieri sera sono andata a dormire relativamente presto in realtà, perché oggi è sabato, ieri era venerdì, c'era in maturi la serie alla fine, però ho dormito tanto perché dovevo recuperare tutta la settimana che è stata stancantissima dal primo giorno all'ultimo. Poi dopo vi spiegherò, adesso andiamo a fare colazione perché sennò già è troppo tardi. Gallettine, queste qui sempre di mais. E questo, che non so che cosa sia, ma è assaggiato, mi sembra un po' rigido. Volete sapere chi è l'ultimo della famiglia che si alza di solito? A parte mio padre, vabbè, che è andato al lavoro, quindi non c'è. È il cane che dorme più di tutti, ma che fai? Ma già dormi tutto il giorno e tutta la notte, una vita a dormire. Guarda, 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 guarda. Penso sia il cane che dorme più ore in assoluto, io non so come faccio. Oddio, oddio. Testa, amore. Colazione finita, sto accendendo il PC, così comincio a fare tutte le mie cosettine. Anche se in realtà non ho nessun video da editare, infatti oggi e domani devo mettermi a fare qualcosina, come sempre sabato e domenica. In più devo rifare il lettino e ieri sera mi ero messa qui, vedete, con la tavoletta e queste cose a fare la protesi, perché abbiamo cominciato a fare le protesi a effetti speciali, proprio come crearsi una protesi da sé, come scolpirla, eccetera. E questa è la prima fase, infatti. Questo è un calco che ha fatto a Belli l'insegnante, sarebbe di questa parte. E io stavo scolpendo un mento di una strega col super neo, vedete? E ho iniziato ieri sera, quindi è proprio un abbozzo. Poi ieri invece a lezione abbiamo finito di fare la nostra prima cicatrice, questa qua in silicone. Non potete capire quanto è figa. Questa l'ho scolpita io, vedete, la parte centrale è la cicatrice. Questa zona che vedete più grossa si chiama zona flash, serve per appiccicarla e per non farla distruggere. E quindi abbiamo scolpito la protesi, poi abbiamo fatto il calco col silicone, che sarebbe questo qui nero, e poi ci abbiamo colato un altro tipo di silicone perché vanno a densità e abbiamo fatto la protesi. Io in realtà ho comprato la gelatina, così poi posso farlo da sola. Dovrei comprare il silicone però per fare il calco. Però vabbè, più avanti, perché sono cose che costano davvero tantissimo, tantissimo, tantissimo. Ed è per questo che non sto più facendo shopping, perché contate che tutti i soldi del mese vanno a finire per comprare qualcosa del corso ed è una cosa straziante. Poi mercoledì ho il primo esame di face paint. Ho fatto una prova su di me, non è che mi sia piaciuto tantissimo, quindi dovrei riprovarlo. E in più, una cosa che sicuramente avrete notato, questi, ve ne ho parlato già su Instagram, ma qui non vi ho detto nulla. In realtà lo scorso vlog era proprio, mi sono rifatte le labbra e io vi dicevo no, non è vero, non ce l'ho rifatte, ed è così. Però ho trovato un'occasione e quindi mi sono inserita per provare a fare qualche punturina. Non ho fatto tantissime punturine, saranno state tre al massimo. Infatti, come vedete, qui ci sono le due e la terza è qui al centro e l'ho fatta giusto per distendere un po'. C'è poco di inserito di acido ialuronico, che comunque è una sostanza naturale, ve l'ho già spiegato, che il nostro corpo produce. Infatti, contate che l'ho fatte oggi è sabato, l'ho fatte mercoledì. Primo giorno mi sentivo sto acido dentro le labbra e sembrava tipo durissimo. Adesso non lo sento già più. E io ho un tipo di pelle che assorbe tantissimo qualsiasi cosa. Infatti, secondo me durerà 2 o 3 mesi sto effetto e si svanirà. Quindi vi faccio vedere, ho fatto qui e qui. È giusto per riempire, come vi dicevo in quel vlog, questa zona qui, vedete, è un po' più piena. E qui in mezzo per distendere, perché c'avevo tutte le rughettine, non mi piacevano. Se vedete la tenda che si muove, perché ho aperto la finestra. Qui ecco il cagnolino che, come sempre, si deve aggiungere alla nostra chiacchierata. Quindi dicevo, non è stata una cosa esagerata, perché come vedete, cioè, le labbra alla fine sembrano come quelle di prima, soltanto un po' più riempite in certi punti. Tra l'altro, se volete tutte le indicazioni, io ho pagato, cioè ve lo dico onestamente, però mi ha aiutato una ragazza a cercare il giusto dottore, dove andare, eccetera, e vi metto il suo nome qua sotto, se vi va, se anche voi avete questo tipo di esigenze, problemi, potete chiedere a lei. E quindi questo
adesso, insomma, spero di non ricevere qua sotto dei commenti del tipo: non avevi bisogno, che cavolo fai? Sono orribili, bla bla bla, perché vabbè, sono orribili, non penso, perché comunque, ripeto, sono identiche a prima. Che cavolata fai? È impossibile, cioè io già vi rispondo in maniera preventiva. È impossibile che ho fatto una cavolata, perché poi, come vi ho detto, si riassorbe, quindi praticamente è come se non fosse mai esistito. Terzo, ho voluto provare soprattutto per un motivo di sensazione. Volevo capire cosa si provasse. Infatti su Instagram molti mi avete chiesto: parlacene, parlacene, parlacene. Allora, io sono arrivata, mi hanno messo una crema anestetica. In realtà mi aveva chiesto: vuoi l'anestesia, quella che fanno i dentisti, oppure metto questa cremina? Io ho detto: no, vai la cremina, perché sennò cominciamo male. Tempo un minuto, già non mi sentivo più le labbra, è stata una sensazione strana. E questa cosa me l'ha tenuta una decina di minuti. Dopodiché ha iniziato a fare le punturine. Ma io, ci credete che non ho sentito nulla con questa cremina? Cioè, non ho sentito né quando l'ago entrava, lui mi faceva: potrai sentire il pizzico dell'ago. In realtà niente. Infatti io ho detto: ma ha iniziato lui? Zitto, che sto mettendo? Io: ok, perché non sentivo nulla. Io avevo strapaura che mi facesse male. Ho visto certi video di gente che piangeva, le lacrime, le cose, non farò mai più. Io zero. Poi appunto è durato davvero, cioè, 2 minuti. Poi mi ha fatto alzare, mi ha fatto vedere: guarda, ho fatto qui, ho detto: ok, però puoi mettermelo un goccetto anche qui, così mi distende la parte sotto. In realtà già ne avevamo parlato prima, però poi nel corso del vi fanno vedere, insomma, le varie fasi, ne vuoi un po' di più, un po' di meno. Poi mi ha dato una cosa importante, che mi ha detto: quando vi iniettano il prodotto, su di me ha utilizzato lo Juvederm, ve lo faccio leggere così magari se vi interessa lo sapete, che è proprio adatto soltanto per la zona labbra, quindi è molto più morbido e dura di più. E appunto mi ha dato questo fogliettino, vedete, dove c'è scritto tutto quanto, il codice del prodotto, quando l'ha iniettato, dove, che vi può essere utile se poi magari più in là dovete fare altre cose, anche non dallo stesso chirurgo glielo portati, fate vedere. Quindi dove sono andata io sono stati stra bravi, stra professionali. Il prezzo che ho pagato è stato quello classico, cioè non ho avuto nessun tipo di sconto, ve lo dico, perché ve ne sto parlando. Ma non perché io debba farlo, ma perché me l'avete richiesto comunque anche voi. Logicamente io non avevo bisogno di nulla, perché ho le labbra carnose di mio. Però, come vi dicevo, volevo tentare, volevo provare. Io faccio l'influencer, faccio la beauty advisor. E quindi ci sta anche provare queste cose, sia per me sia per voi, no? Per descrivervi un po' com'è, come non è, mi sottopongo un po' come cavia. Però appunto non è un tipo di intervento finale, come quando uno si rifà il naso, si rifà il seno, tiraggi vari. È una cosa che appunto poi si riassorbe e andrebbe fatta ogni 6-7 mesi. La prima volta che lo fate dura di meno l'effetto, questa cosa è puramente accertata, quindi appunto già su di me sono sicura che non durerà nulla, perché se io vi faccio vedere le foto, ora le trovo, di quando le ho appena fatte o comunque il giorno dopo, sembravo una papera perché erano super super gonfie e soprattutto profilo era super all'infuori, avendolo iniettato soltanto nella parte interna, perché mi ha spiegato che si può iniettare sia nella parte più interna sia sul bordino, proprio per farlo rialzato, visto che io già questa cosa ce l'ho, vedete che mi si vede l'ombretta, non ne avevo bisogno. Adesso vi faccio vedere il primo giorno. Questa è la foto con la cremina anestetica, vedete? Questo è il primo giorno, guardate, tutto gonfio, soprattutto questa zona qui. Ecco, forse qua si vede di più che erano un po' gonfie, vedete le punturine, una, due, e la terza. E questo invece è oggi, che come vedete rispetto a ieri e l'altro ieri sono molto più naturali. Cioè, con rossetto fanno un'altra figura, ve lo dico. Poi si può fare da subito tutto. Io pensavo: mio Dio, non potrò truccarmi, cose così, ma in realtà non è vero, si può fare qualsiasi cosa. Dopo che vi ho spiegato sta cosa, almeno sto a posto. Se vedete questi cosetti sapete perché, tanto tempo davvero, fine settimana si toglieranno. Altra cosa che non vi ho detto, che adesso la andiamo subito a provare, esco in pigiama, non mi interessa. Ieri ho fatto una chiavetta USB con le musiche, perché ogni volta che devo usare il navigatore non posso attaccare il telefono con la musica, perché sennò è un casino mentre guido. E quindi ho detto: ora provo a fare una chiavetta USB e ci metto le canzoni, perché io l'attacco così in macchina, quindi ho detto magari funziona. Ho chiesto anche a voi ieri su Instagram, mi avete detto: sì, prova, prova, prova. Quindi oggi vediamo insieme se effettivamente funziona. Ok, allora saliamo sulla mia baby, non fate caso che è tutta zozza. Inseriamo la chiave, vedete, questo è
Jack. Accendo giusto la radio. Inserisco la chiavetta. Dovrei mettere questa. Raga, funziona. Esce anche il nome. No, non ci posso credere. You in love. No, raga. Vi giuro, sono tipo l'emozione in persona. Sì. Cappottino sobrio per uscire. Comunque, per fare questa lista, ieri ho riassumato delle canzoni che non ascoltavo da un sacco e che amo. Cioè, sapete quelle canzoni che ti entrano nel cuore? Una mattinata in macchina con Ila, un divertimento. Questa è un'altra delle mie preferite del momento. Tra l'altro, mi ero scordata di avere questo da appendere in macchina. È un angioletto portafortuna con i trucchi che mi ha comprato mia madre. Eccola qui, l'ho attaccata. Allora, mi sa che servirebbe un'aspirapolverina per pulire questo pezzo. Questo sono riuscita più o meno a pulirlo. Allora, piastra fatta, almeno sembro una persona un po' più credibile quando parlo e vi dico le cose. Comunque, volevo un attimo parlarvi di una cosa. Perché stavo adesso guardando le stories su Instagram di Cleo Toms. Che sapete che io stimo tantissimo, mi piace un sacco come stile, come persona, come ragazza. Poi si può dire, abbiamo cominciato poi insieme, quindi c'è questa sorta di legame. Nelle sue stories parlava di una ragazza influencer, perché così si può chiamare, che ha preso in giro uno dei suoi ultimi video. Io conosco sia Cleo sia la persona che l'ha presa in giro. Adesso non voglio far nomi perché chi ha visto quando caricherò questo video non ci saranno più le stories, quindi chi se ne frega. Però il succo è perché? Cioè perché? Allora, si parla tanto di bullismo, cyberbullismo, commenti fatti da profili fake che ti insultano, non ci mettono la faccia. E poi un personaggio pubblico con tante persone che la seguono va a fare una cosa del genere. Cioè, ragazzi, ma per favore, non pensavo questa persona potesse arrivare a certi livelli. Non puoi, soprattutto tu che sei seguita da tante persone e dai questo tipo di esempio. Io anche a volte vedo certe cose e dico, oh mio Dio, però sono consapevole del fatto che ognuno, prima di tutto, può fare quello che vuole. Non è il mio canale, non tocca la mia persona, quindi perché dovrebbe darmi fastidio? Secondo, se mi mettessi a fare commenti imbarazzanti su tutte le cose che vedo, non finiremo più. Il mondo è vario, è bello perché è vario. Se una cosa a me non piace, non è che per forza devo criticarla. E soprattutto, cosa ancora peggiore, criticarla sui miei social, sui miei canali. Io in prima persona so di dover dare l'esempio, anche perché mi seguono persone anche di età inferiore alla mia. E se io facessi la cretina ogni volta, cioè ok, ci sta a far la cretina, però prendere in giro e soprattutto sfottere, che è ancora peggio, no. Perché lì davvero cadiamo nel ridicolo, in una cosa che è proprio sbagliatissima al 100%. Queste cose mi danno, vi giuro, un nervoso che non potete neanche capire. Purtroppo a volte quando sei un personaggio pubblico non ti rendi conto di quanto può avere effetto una cosa che fai. Che sia positiva che sia negativa, perché a me è capitato in entrambi i casi. Quindi sfottere così pubblicamente una persona che è altrettanto seguita è triste. Queste cose non si dovrebbero fare né tra persone conoscenti, né tra io influencer, tu influencer. Quindi detto questo, speriamo la persona in questione non faccia più una cosa del genere. Adesso appunto io ne stavo parlando con Cleo perché comunque è una situazione imbarazzante. In più stavo iniziando una serie di TV, quindi stavo già tutta scocciata. Chi ha seguito la vicenda, adesso io non faccio nomi, non voglio che facciate nomi qua sotto, cancellerò tutti i commenti con il nome di questa persona perché appunto non è affar mio, ma volevo comunque dirvi questa cosa perché è giusta. Stavo leggendo alcuni dei commenti e c'è questo che mi ha fatto urlare, perché questa ragazza, grazie Anna, mi ha scritto che la Kinder per quest'anno ha lanciato la linea delle principesse Disney. C'è anche Ariel tra le uova di Pasqua, quindi ciaone, ingrasserò come una vacca. Oddio. A parte questo e i discorsi pesanti, però ci deve essere sempre un discorso pesante nei miei vlog. Sono le 2:10, quindi io direi che andiamo a mangiare. Mia madre ha fatto la lasagna e soprattutto l'ha fatta al pesto. Contate che io ormai mangio la pasta una volta a settimana. Non è che mi faccia sentire proprio leggera. Adesso ci guardiamo Amici e ci mangiamo la lasagna.
che è qui in forno, adesso ve la faccio vedere. Se non l'avete mai provato col pesto, cioè, non potete capire cosa vi perdete. Ma quanto siamo dolcine! Io e la Cleo ci scambiamo questi messaggini. Questo è quello che mi piace di YouTube, non l'altra parte, che poi tra l'altro questa persona sta continuando a scherzare su questa cosa. Mi dispiace molto perché voi da un lato, voi diciamo spettatori di YouTube, non so come altro definirvi, è anche un po' riduttivo dirla così, non sapete e non potete sapere perché bisogna trovarci in mezzo a queste cose tutto quello che succede. A parte adesso questa storia, ma in generale ce ne sono di robe da dirvi, persone che in realtà si fingono una cosa quando sono tutt'altro e ve lo posso garantire perché quando ogni volta che vado agli eventi, da una parte mi piace per l'evento in sé, presentazione di nuovi prodotti, eccetera, ma le persone sono tutta un'altra cosa. Se ne salvano davvero su 100, se ne salveranno 3-4 e non sto scherzando. Tutto il resto è finzione. Cercare di papparsi addosso tra amici, tra virgolette, che poi in realtà si parlano tutti male alle spalle ed è un ambiente che per come sono fatta io non mi piace assolutamente, quindi cerco sempre di prendere un po' le distanze quando vedo che qualcuno comincia a comportarsi in questo modo. Infatti le persone con cui parlo, con cui mi trovo bene qui su YouTube, sono davvero poche, cioè si contano sul palmo di una mano. Però voi logicamente seguite chi vi va, anche perché è giusto così, però sappiate che non è tutto oro ciò che luccica e soprattutto tantissima gente vi fa vedere solo quello che gli o le interessa a seconda di. Quindi mi raccomando sempre, non credete a tutto ciò che vi fanno vedere, ma questo in qualsiasi campo. Ve lo dico proprio come consiglio personale perché certe cose le ho vissute e vorrei voi non le viveste. Viveste? Ok, avete capito? E quindi adesso torno a vedere The 100. Sto cercando di recuperare la quarta stagione. Oggi me la prendo un po' di relax. Allora, stavo facendo le foto backstage per il giveaway che volevo fare con questi prodottini di NYX e di Urban. Contate che da stamattina sono rimasta vestita così, neanche mi sono cambiata la maglia del pigiama perché tanto stasera lo devo cambiare, quindi ho detto rimaniamo così. In più ci siamo messi a giocare un'ora sul letto con Gwenda mentre stavamo guardando Amici, la fine di Amici, l'inizio di Verissimo. Un po' così. In più stasera abbiamo organizzato una cena a casa di amici, ci stiamo prendendo la pizza, cioè stiamo ordinando le pizze che saranno tipo 800 pizze. Adesso andiamo a vedere cosa mangiare, nel mentre penso mi guarderò appunto Verissimo. Comunque sono contenta che vi piacciono i miei vlog anche quando non faccio nulla di che. Ciò vuol dire che ho degli ottimi argomenti, anche se dico il 20% delle volte dico delle minchiate, però sono molto molto contenta di farvi compagnia. Non potete capire quanto voi la facciate a me. E volete sapere qual è la cosa che mi fa più piacere di tutte? È che moltissime volte ricevo dei commenti dove mi scrivete: Ila, sono contenta che tu sia una delle poche su YouTube che è rimasta umile, che è rimasta come l'inizio, più o meno, a parte i cambiamenti estetici. Cioè, a me fa piacere ricevere questo tipo di commenti. Anche se, ok, non è vero che sono l'unica rimasta uguale su YouTube, l'unica umile, perché comunque nella vita si cambia, si evolve, quindi non si è mai uguali. Però io sono consapevole di essere rimasta a me stessa, cioè sempre nel buono e nel male, compreso farmi vedere in pigiama. Questa settimana che sta venendo e la prossima ancora saranno super impegnative e soprattutto avrò diversi viaggi da fare per diversi eventi. Non so se vloggerò in quei giorni, però molto probabilmente sì. Un evento sarà in giornata, quindi parto in giornata, torno in giornata. L'altro evento invece sarò una notte, vi dico solo, a Milano. Per cosa non ve lo dico. Quindi diciamo che sarò poco a casa tra l'accademia, queste cose da fare, eccetera, eccetera. I giorni che sto a casa devo cercare invece di portarmi avanti, quindi spero di riuscirci. Adesso sto finendo di fare la merendina e poi salgo così cerco appunto di registrare un video, così nel mentre mi trucco. E per stasera sono pronta. Video registrato qui dentro nella bacinella. Ho messo tutti i prodotti così dopo li metto a posto. E ho registrato il trucco con i prodotti che odio. E questo in realtà è il risultato finale. Me lo tengo logicamente perché non ho tempo di struccarmi e rifare tutto, ma neanche ho voglia. E vi faccio vedere come mi sono vestita. Perché i miei sono già andati. Adesso andiamo io e mia sorella. Perché appunto io stavo finendo di fare questa cosa del video. Quindi ho messo questo maglione.
maglione, quello di Zara con il collo alto, che è una cosa bellissima. Poi molto semplice, leggings neri e gli UGG, questi qua marroncini. Siamo qui a casa degli amici e stiamo aspettando le pizze, c'è una fame che non potete immaginare, e stiamo praticamente organizzando il viaggio per quest'estate. Cioè, in realtà vorremmo prendere tipo una casa, sapete, di quelle grandi, con la piscina. Però non lo so, staremo a vedere. Tornati. Alla fine la meta prescelta era la Croazia. Quindi se avete qualche info, qualche posto carino, scrivetemeli qua sotto. Adesso devo struccarmi. Questo trucco sta letteralmente cadendo a pezzi. Poi siamo arrivati tipo un'ora fa. Abbiamo girato 20 volte per il parcheggio perché si vede che boh, c'è una festa o qualcosa. Quindi la giornata è giunta al termine anche per oggi. Spero di avervi tenuto compagnia, che vi sia piaciuto questo vlog. Vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo. Ciao.